Quando ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e vai incontro al tuo giorno. Non tornar sui tuoi soliti passi, basterebbe un istante. Siamo qui in diretta con De Santis Web Radio e sono con due miei compagne di scuola, Laura Iannò e Federica Crispino. Buon pomeriggio a tutti. Salve. Ciao Fede, ciao Laura. E con la prof Novelli. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Salutiamo e ringraziamo anche il signor Orazio Foglio che è qui con noi in regia. Grazie Orazio, non sapremo come fare. Sono qui oggi per parlarvi, anzi siamo qui, perdonatemi per le mie mani di protagonismo, per parlarvi appunto delle attività della Scuola della Pace, nella quale sono impegnate appunto Laura Iannò e Federica Crispino. Il coordinatore della Scuola della Pace appunto è il signor Enzo Somma, che si occupa della sezione di Salerno e della comunità di Sant'Egidio e supervisiona appunto le attività della scuola. Va bene, allora a questo punto possiamo sentire l'intervista che abbiamo realizzato ad Enzo Somma un paio di giorni fa. Siamo andati a trovarlo lì presso la chiesa di Sant'Eustacchio e penso che il signor Orazio è già pronto per farci sentire quest'audio. Va bene, allora ascoltate che cosa ci ha raccontato. Buonasera, siamo qua con Enzo Somma, che è il responsabile della comunità di Sant'Egidio a Salerno. Allora, anzitutto ti saluto, ciao Enzo. Ciao, ciao. Ti chiedo un po' di presentarti e farti conoscere dai nostri amici salernitani. Mi chiamo Enzo Somma, sono insegnante, lavoro a Napoli, ma ogni settimana sono qui a Salerno con i giovani, Giovani per la Pace, che è il gruppo giovanile della comunità di Sant'Egidio, che si occupano di bambini, facciamo la scuola della pace. Quindi è un impegno particolarmente importante il tuo, e ci vuoi presentare la comunità di Sant'Egidio per chi non la conosce? La comunità di Sant'Egidio è nata nel 68 da un gruppo di giovani che con Andrea Riccardi, che hanno provato a vivere in quella stagione così particolare, provare a vivere il Vangelo in maniera semplice, in maniera concreta e provare a vedere se era possibile in quella stagione, in quell'epoca così complicata, così anche piena di contraddizioni, di contestazioni, se era possibile, se il Vangelo aveva ancora qualcosa da dire. E la scoperta di quei giovani è che il Vangelo era ancora molto attuale. E hanno da subito incontrato quindi la parola di Dio come esperienza di cambiamento personale. Erano giovani liceali, 18, 19, 16 anni, borghesi, a cui il Vangelo ha fatto conoscere la realtà dei poveri. Si sono incontrati infatti con la realtà delle borgate, a quell'epoca c'erano ancora dei baraccati a Roma, con bambini che non andavano a scuola, con bambini che vivevano in una povertà che ricordava per molti aspetti quella dell'Africa di oggi. E hanno cominciato con loro a fare quella che si chiamava scuola popolare e oggi scuola della pace. Da allora la comunità si è incontrata con tante realtà di povertà, quella degli anziani, quella dei disabili, degli immigrati, e il Vangelo in qualche modo ha sempre indicato la strada degli ultimi come amici preferiti, come amici prediletti, attraverso cui guardare le vicende della città e con cui mischiare la propria vita, con cui entrare in rapporto. Per noi i poveri non sono mai stati una categoria da assistere, ma degli amici, dei parenti un po' più sfortunati con cui vivere insieme in qualche modo. E quindi vivete il Vangelo con un'esperienza molto forte. Senti, è diffusa in tutte le città d'Italia la comunità di Sant'Egidio? È diffusa in molte città d'Italia, d'Europa e anche del mondo, in molte città africane.
anche, e complessivamente c'è un movimento di 60.000 persone in tutto il mondo, e persone di tutte le condizioni sociali, di tutte le età, perché la proposta del Vangelo di vivere in maniera concreta e semplice, il Vangelo è valida per tutti, persone giovani, persone giovanissime, persone anziane. Ci sono persone anziane che fanno parte della comunità, pur essendo molto deboli, così come i bambini stessi della Scuola della Pace in qualche modo rientrano nella comunità stessa. Ai bambini noi proponiamo nella Scuola della Pace lo stesso spirito, anche non a caso si chiama Scuola della Pace, perché vogliamo che crescano in una cultura aperta agli altri, all'incontro, all'amicizia, al dialogo e anche all'attenzione verso i più deboli. Una delle esperienze più significative della Scuola della Pace, per esempio, è il rigiocattolo. Ogni anno... Di che cosa si tratta? Ogni anno i bambini raccolgono da ottobre a dicembre giocattoli usati, e sto parlando di bambini di quartieri popolari, quindi di bambini che non hanno particolari, diciamo, mezzi, ma che si mettono alla caccia, alla ricerca di giocattoli usati, ma in buone condizioni, per recuperarli e rivenderli. E il ricavato è destinato a bambini africani, in particolare per il progetto DREAM, per la cura della AIDS in Africa. I bambini sono entusiasti di fare questa attività? L'hai sentito tu stessa. E è una cosa che a loro piace molto, perché sentono molto. Loro chiaramente li accompagniamo a conoscere anche la situazione dei bambini africani, e per loro è una scoperta. Noi vogliamo che in qualche modo ovunque i bambini, anche nei quartieri più marginali, più periferici, escano dalla perifericità, e per incontrare e la conoscenza e l'amicizia, la simpatia è un mezzo potentissimo per poter uscire anche da una condizione che molto spesso li mette ai margini, perché nascere in un certo quartiere è certe volte un destino, ti segna un po' il destino. Va bene, allora io ti ringrazio di questo incontro e ti saluto. Ciao Enzo. Ciao, grazie, grazie a voi, ben saluti. Questa è appunto l'intervista effettuata al coordinatore Enzo Summa dalla prof. Novelli. Fede, tu che appunto ci sei dentro, raccontaci un po' dove si svolge questa attività. Allora, noi ci riuniamo tutti i sabati dalle 4 alle 6 nella chiesa di Sant'Eustachio, quella vecchia, nello stesso quartiere, e abbiamo a disposizione per svolgere le nostre attività i locali messi a disposizione dal parroco Don Alfonso D'Alessio. Quindi parliamo della zona orientale di Salerno, sì, giusto? Sì, sì. Lo diciamo perché per chiunque sia interessato può venirvi a trovare, è vero, c'è ancora bisogno di volontari per i prossimi anni. Va bene, allora vogliamo ascoltare un po' di musica adesso, ci risentiamo fra poco, giusto a tra Federica? A tra poco ragazzi! This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe.
E siamo tornati sempre qui con voi. Sono appunto in compagnia della mia amica Laura. Laura, perché non ci racconti un po' dell'attività, come si svolge, come è strutturata? Certo. Allora, l'attività si divide in due momenti. Il primo, che ricopre la prima ora e mezza e che è finalizzato a far fare ai bambini delle attività prettamente educative. Quindi, ad esempio, facciamo disegnare qualcosa sull'amicizia, così che loro capiscano direttamente qual è il significato dell'amicizia, dell'uguaglianza, dello stare insieme. Mentre in un secondo momento noi li facciamo divertire con danze, canti e giochi come sacco pieno e sacco vuoto, quelli che loro conoscono anche grazie alla scuola. E però diciamo che il secondo momento non è meno importante del primo. Scusami Laura se ti interrompe, quanti bambini sono? Perché per sono all'incirca una decina di bambini, alcune volte vengono con qualche amico in più, altre volte non possono venire per problemi, per qualche impegno. E dici l'età anche, dai più piccoli, dai 5 anni forse? Sì, anche 4, abbiamo una bambina di 4 anni e non superiamo i 10 anni. Quindi è anche per noi molto difficile saper stare con loro perché sono... Infatti sicuramente impegnativo, perché io sono stata a trovarli e ho visto che Laura era tutta presa, circondata da questi bimbi alle quali veramente ti dedicavi con tantissima generosità e sensibilità. Fate veramente qualche cosa di bello. E scusami, stavamo dicendo un po' le attività. Sì, raccontando. Quindi appunto volevo chiederti, appunto stavi parlando del secondo momento. Sì, il secondo momento che prevede sicuramente la merenda, quindi facciamo mangiare i bambini con delle cose che portiamo da casa, prepariamo noi. Vi occupate voi della merenda? Sì, sì, ci occupiamo noi a turno, portiamo le bevande e le merende, le cose da mangiare. E loro adorano questo momento in particolare, ovviamente, perché non vedono l'ora che arrivi la merenda, anche perché finalmente stanno seduti a mangiare e poi possono, si riposano e possono successivamente divertirsi a
cantare e quindi essere direttamente i protagonisti della giornata. Quindi c'è un primo momento più impegnativo, finalizzato anche alla, diciamo, all'apprendimento, e sì, poi un secondo momento più ludico. Esatto, sì. Infatti sono curiosa, ma preparate anche voi qualche volta la colazione ai bambini, tipo torte avete cucinato con loro? Sì, abbiamo Federica qui che è veramente bravissima a cucinare torte, e però questo succede soprattutto quando c'è una festa in particolare, l'abbiamo fatto un compleanno, l'abbiamo fatto a Carnevale, a Natale, perché ovviamente non possiamo sempre impegnarci tutte le settimane a fare torte e biscotti. Questo è giusto. Allora, dicevamo, appunto, stavamo parlando dell'attività e di come si svolge. Vi volevo chiedere come reagiscono i bambini ai giochi, se riescono appunto a gestire il loro impeto, la loro curiosità, la loro voglia di fare. Beh, diciamo che spesso i bambini si fanno prendere dall'entusiasmo del gioco e quindi diventano particolarmente vivaci ed attivi, e diventa difficile per noi operatori riuscire a gestirli e a far sì che rispettino le regole del gioco. Per questo a volte purtroppo siamo costretti a sgridarli, ma soprattutto quando il bambino riesce a rispettare le regole e alla fine a vincere il gioco, riesce, oltre ad apprendere magari le regole, quindi che poi si porterà dietro anche negli altri pomeriggi, sicuramente viene lodato e magari ha anche, diciamo, il privilegio di avere per primo la merenda. E mica dovete ricorrere anche a qualche punizione. Qualche volta sì, ma soltanto raramente. No, punizioni mai corporali. Sempre con una finalità educativa, certo, per far riflettere. Si tratta magari di mettere il bambino isolato per qualche minuto, ma veramente per poco tempo, sì, per far sì soltanto che capisca magari l'errore che ha compiuto. Infatti, soprattutto per far capire il rispetto per l'altro, verso l'altro, sì, pensa. Sì. E loro poi accettano questo piccolo momento di, diciamo, neanche punizione, riflessione, diciamo così, accettano. Sì, sì, certo. Generalmente. A volte è più difficile cercare di far capire loro, diciamo, l'errore, magari dove devono correggere il loro comportamento, ma spesso si dimostrano disponibili a cambiare il loro atteggiamento verso il bambino che hanno magari offeso con un loro gesto, e sono pronti a chiedere scusa. E così torna la pace, sì, la scuola della pace. Ragazze, fate davvero un lavoro spettacolare. Grazie, come potremmo definirvi volontari? È corretto questo termine? Oppure... Allora, a noi della comunità di Sant'Egidio non è mai piaciuto questo termine volontariato, in quanto rinvia, anche se indirettamente, a un'idea di bisogno, di aiuto. Invece noi proprio su questo basiamo la nostra attività, sul far capire ai bambini che siamo tutti uguali e che quindi non c'è nessuno che ha bisogno di un altro, o meglio, ognuno ha bisogno dell'altro, ma per stare insieme, per essere amico dell'altro. Quindi noi siamo... esserci un rapporto di dipendenza, insomma. Esatto. È un principio di egualità che ispira tutti quanti. Noi insegniamo loro, diamo un esempio di amore, di ascolto, e quindi loro di conseguenza imparano a fare lo stesso, sia nei nostri confronti, sia nei confronti dei loro coetanei. E non vi capita mai, appunto, che qualche bambino, non conoscendovi bene, sia timoroso nei vostri riguardi? Magari, non so, la prima volta che siete state nella comunità, che siete andate a fare attività con i bambini, non vi è capitato qualche episodio? Sì, tutte le prime volte è sempre così. I bambini non si vogliono fare avvicinare, o se lo fanno stanno in silenzio. Prendo ad esempio una bambina che la prima volta non mi voleva nemmeno guardare in faccia, non mi sorrideva, e dopo due incontri già ho visto che lei appunto mi sorrideva, mi parlava, e addirittura mi ha donato un disegno che successivamente ho saputo essere per lei un simbolo di amicizia, non solo nei miei confronti, ma anche con gli altri bambini. Lei utilizza, diciamo, questo modo per far capire che ha aperto il suo cuore. Quindi di solito voi come vi rapportate a un bambino che in un primo momento sembra timoroso e chiuso in se stesso?
Come spronate appunto questo bambino che si sente magari insicuro rispetto a voi, che siete più grandi, ad aprirsi ai giochi e ad aprirsi magari anche verso gli altri? Il primo passo per far aprire un bambino verso gli operatori è sicuramente stare vicino a lui e aiutarlo nel momento in cui non riesce a fare una determinata figura mentre stiamo disegnando o quando magari ha delle difficoltà a capire il gioco. E l'importante è soprattutto sorridergli sempre ed essere sempre allegri. Ma sicuramente di questo ci potrete parlare dopo, molto molto in particolare. Qui in diretta su De Santis Web Radio stavamo parlando con Laura poc'anzi di una frase che vi hanno fatto leggere, che vi hanno letto la prima volta che siete stati appunto in comunità. Sì, e se la professoressa ce la fa sentire. Sì, allora leggiamo dal Vangelo di Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. E questa è la frase che abbiamo letto dal Vangelo di Matteo con la quale siete stati accolti. Sì, esatto. Anche se dobbiamo dire, Laura, se ho ben capito, per chiunque si voglia avvicinare a questo mondo come volontariato, è necessario che sia cattolico praticante. No, assolutamente. Deve condividere i valori, certo. Il grande rispetto per i bambini e la relazione con l'altro. Esatto, si deve avere già una predisposizione alla bontà, all'amore per i bambini, e questo è solamente l'importante. Va bene, allora abbiamo tanto parlato, Federica, che cosa abbiamo in serbo ora? Adesso sentiamo un po' la voce dei bambini grazie a un'intervista effettuata proprio appunto nella comunità dalla professoressa Novelli. Vi lasciamo a questa intervista e sentiamo la voce dei bambini. E si fa sempre divertire. Ma perché ti chiama a scuola della pace? Perché a volte... Perché dei bambini vengono qui per divertirsi e a volte loro che giocano anche a bambini si divertono con i propri amici. Ed è tutta colorata, piena di colori ed è anche splendente come una stella. E viva la scuola della pace! Questo è uno spot pubblicitario. Vuoi aggiungere qualche cosa? Rossana? Ti piace la scuola della pace? Perché ti piace? Perché ti piace? Perché giochiamo. Perché si gioca, ok. E a Alessia perché piace la scuola della pace? Perché si gioca. Perché si gioca. Che giochi fate? Che giochi si fanno a scuola della pace? Gioco dell'orologio. Com'è il gioco dell'orologio? Il gioco dei sacchi. Il gioco dei sacchi? Ti piace il gioco dei sacchi? E come si fa? Me lo spieghi? Tu ti abbassi e poi ti alzi e poi c'è qualcuno che dice sacco vuoto, sacco pieno. Ma questo gioco l'hai conosciuto qui alla scuola della pace? Sì. E sei brava? Molto. Ah, allora sei una campionessa. Vince qua sempre. Abbiamo fatto? Quando abbiamo raccolto i giocattoli. Sì. È per il cartone del via, ti ricordi? Sì, per dare soldi ai bambini poverelli. Abbiamo raccolto i giocattoli, li abbiamo ripuliti e li abbiamo rivenduti per raccogliere dei fondi per i bambini poveri. Ma di dove? Dell'Africa. Dell'Africa. Il rigiocattolo è servito a finanziare il programma Dream per la cura dell'AIDS in Africa. Quindi anche i bambini della scuola della pace Sant'Eustacchio a Salerno hanno contribuito a far curare, il programma Dream cura l'AIDS in Africa, a far curare 300 madri con bambino in Africa. Se non significa che noi la conosciamo la scuola della pace. Vuoi raccontargli qualcosa della scuola della pace? Perché intanto siamo a scuola della pace?
La scuola della pace si chiama scuola della pace perché la scuola della pace, la scuola della pace si chiama scuola della pace perché c'è la pace. Cioè, qui... E si fa i disegni, si colora, si fa dei giochi, si può uscire fuori. E tutti i giorni venite qua o solo un giorno alla settimana? Un giorno alla settimana andiamo. Ok, voglio sentire una... Mi piacerebbe venire più spesso. E qui è per ricchi amici. Sì. Questo per la scuola della pace. L'amicizia qui vuoi più bene. Hai un amico del cuore che hai trovato qui alla scuola della pace. Matteo. Vuoi bene a Matteo? Sì. Bravo. E i giochi più belli che fate qua? Il gioco che ti piace di più? Come si chiama quel gioco che abbiamo fatto l'altra volta? L'orologio, sacco pieno, sacco vuoto, ruba L'orologio, bandiera. rubabandiera, intendevo. E come si fa a rubabandiera? Ok, quattro giocatori vanno di qua e gli altri giocatori vanno di qua. Si fa una battaglia 4 contro 4. Il numero 1 si andrà a prendere la bandiera. Se l'altra squadra avrà un punto. Fine. Vuoi sentire? Aspetta, tu sei bravo a rubabandiera? Sì. Senti, ma se per esempio un giorno dovessi chiudere la scuola della pace, tu sei triste? Tanto o poco? Tanto. O tantissimo? Tantissimo. Farebbe il viaggio in città. Ah, e quando lo farete? A che giorno? Il 4 maggio sarà la prima uscita. Il 4 maggio sarà la prima uscita della gita. E che cosa ti aspetti da questa gita? Mi divertirò. E lo sai dove vi porteranno? In quale strada della città? In quale strada? La prima tappa è il centro storico, quindi il Duomo e... Il Duomo. L'hai già visto il Duomo? No. Quindi sei contento di visitarlo. Sì. Ma tu sarai il bravo bambino, tu obbedisci. Aiuto, fai un attimo una pausa. Tu obbedisci a Enzo, a Laura, sempre, sempre. Sì. Ah, sì, infatti si vede che sei bravissimo. Sono appunto le voci dei bambini che abbiamo sentito grazie all'intervista effettuata proprio nella scuola. Siamo rimaste veramente deliziate, è vero. Poi si vede anche come dai vostri visi, ho visto anche il forte legame che avete con questi bambini. Sì, li riconosciamo dalle parole. E quindi vi hanno dato tantissimo alla fine. Continuano a darci tantissimo, Va bene, allora di questa parte, Federica, ne parleremo dopo uno stacco sì. musicale, che Adesso dite? lanciamo una canzone e dopo ci troviamo sempre qui con le nostre Siamo amiche. sempre qui con voi. Volevo chiedervi qual è la vostra personale esperienza, ovvero cosa credete di portarvi dietro ogni volta che tornate a casa dopo aver giocato e passato del tempo con i bambini? Allora, io ogni volta che insomma torno a casa dopo aver passato queste 2 ore insieme ai bambini sono certamente contenta di aver dato loro la possibilità di giocare, di divertirsi e anche di aver donato loro comunque un sorriso e un pomeriggio diverso dagli altri della settimana. Diciamo la sensazione che provo principalmente è questa e poi sicuramente sento di aver aiutato delle persone, anche se piccolissime. E quindi anche la mia soddisfazione personale è molto grande. Possiamo aggiungere che alcune volte portiamo a casa anche degli oggetti materialmente tangibili, come un disegno fatto da un bambino, una foto, e questo davvero riempie il cuore, ancora più delle parole, ovviamente. Certo. Quindi alla fine ciò che vi portate dietro è comunque un regalo. Voi, Sicuramente, come donate amore a loro, loro vi rispondono e vi donano comunque una parte del loro cuore, sì. penso. Assolutamente, sì, è bellissimo il legame che si è creato tra di noi e i bambini, soprattutto con quelli che frequentano la scuola da più tempo, che ovviamente si sono aperti e tra noi e loro si è instaurato un vero e proprio rapporto di amicizia. Come avete conosciuto la comunità di Sant'Egidio? Allora,
Io l'ho conosciuta 2 anni fa grazie a un rappresentante della comunità che è venuto a parlare proprio al Liceo Classico De Santis per spronare i ragazzi a aderire a questo progetto della Scuola della Pace. Però inizialmente eravamo in molti ad aver partecipato, forse per curiosità, forse perché spronati dalla stessa professoressa. Col passare del tempo, ovviamente, dopo 2 anni non tutti hanno continuato a frequentare, ma io ricordo ancora quella prima esperienza e la passione e la sincerità con cui ci parlò questa persona. E tu riesci a conciliare i tuoi impegni comunque di ragazza della nostra età con l'impegno poi, col tempo materiale che comunque impieghi quando sei nella comunità e sei con i bambini? Beh, l'attività si svolge il sabato pomeriggio, momento che generalmente viene speso a riposare, perché non credo che ci sia qualche ragazzo della nostra età che si metta a studiare il sabato pomeriggio. Vabbè, e stavi dicendo, quindi riesci a conciliare. Sì. Perché sì, comunque non è gratificata. Grazie. Sembrare comunque, perché davvero è comunque un impegno. Questo sicuramente. E tu invece, Fede, come hai conosciuto la comunità di Sant'Egidio? Io ho conosciuto la comunità perché me ne ha parlato Laura sostanzialmente circa 1 anno e mezzo fa, quindi anche lei era alle prime armi in un certo senso. Ho incominciato a gennaio dell'anno scorso e da allora, insomma, non ho più lasciato e non ho intenzione di farlo, almeno per fin quando continuerò gli studi a Salerno. Tu ricordi il tuo primo giorno in comunità? Ah sì, assolutamente, è stato bellissimo, perché ho legato subito con un bambino che porto sempre nel cuore, che purtroppo non frequenta più la comunità adesso, che si è subito affezionato. E quanti anni aveva, per darci un'idea? 4, forse 5, non ricordo bene. Veramente era piccolissimo. E subito abbiamo legato un rapporto di amicizia molto stretto, che poi si è, diciamo, è durato per tutto l'arco fino a giugno, e diciamo ho avuto anche il piacere di sapere dalla referente che c'era in quel periodo che questo bambino non aveva frequentato con continuità la comunità, però da quando aveva stretto questo rapporto di amicizia con me aveva iniziato a frequentarla regolarmente. Ma perché in te viveva, scusami, cioè in te viveva con lei che gli poteva dare quell'affetto. Sì, forse io ho interpretato questo suo attaccamento, se lo possiamo chiamare in questo modo, come una forma di affetto, forse perché magari lui in famiglia non aveva, non lo trovava, o anche tra gli amici, o anche a scuola magari non trovava appunto le attenzioni che lui richiedeva, e per questo magari in me ha trovato quello che stava cercando. Una sorella maggiore, diciamo, una sorta di sorella maggiore. Sì, sicuramente, Se posso aggiungere, diciamo, ci sono alcuni bambini che effettivamente hanno bisogno di persone che stanno continuamente vicino a loro, e purtroppo essendo noi ragazzi 3-4 e dovendo gestire invece 10-11 bambini è impossibile stare vicino a una singola persona. Lei invece per un motivo o per un altro, magari perché in quel periodo i bambini erano di meno, perché lei effettivamente aveva capito che questo bambino aveva bisogno di avere una persona lì vicino a lui, è riuscita a dargli quell'affetto che lui chiedeva. Se ho capito bene, anche può succedere che stando a contatto con questi bambini tirate fuori delle qualità che non sapevate di avere. Assolutamente. C'è un esempio proprio stupefacente, che più noi ci pensiamo e più effettivamente ci rendiamo conto che sia un peccato lasciare questi bambini. C'era questo bambino che sembrava scalmanato, un po' il buffone della situazione. Quanti anni aveva? 6-7. E però facendo un gioco, il memory, che non è semplice neppure per gli adulti, infatti consiste nel ricordare il posizionamento di alcune carte per trovare la coppia giusta, ci rendevamo conto che lui ricordava tutte le carte e aveva un'intelligenza straordinaria. È una cosa che effettivamente più ci pensiamo e più ci sorprende. Sì, ma poi è anche una cosa che faceva male, perché lui impegnava più che altro il suo tempo per fare il buffone, come ha detto prima Laura, e non invece magari cercando di impegnarsi in qualche gioco, avendo a disposizione appunto un'intelligenza così acuta. Quindi c'è possibilità di tirar fuori anche i talenti dei bambini. Assolutamente.
il che significa aiutarli nella vita di domani. Sì. Sicuramente. Da quanto ho capito, ragazze, da quanto appunto mi stavate dicendo prima, siete poche in sostanza, no? Sì, non siete... siamo 4, a volte 5, e 3 di noi quest'anno sosterranno l'esame di Stato, il che significa che dovendo andare fuori per l'università probabilmente non potranno più seguire e partecipare a questa attività, e proprio per questo noi stiamo cercando quanto più di trovare degli altri ragazzi disponibili sabato pomeriggio a venire ad aiutare, a stare con questi bambini, e di modo che ci sia sempre qualcuno con loro. Quindi, diciamo, state appunto facendo una sorta di reclama. Avete visto? Sì, assolutamente, vi prego. Sì. Che ti volevo chiedere, quindi le altre due volontarie sono anche delle De Santis? Vabbè, lo so, non si dovrebbe usare questo termine perché non lo amate, sì. Però mi è sfuggito, sì. Devi perdonare. Allora, diciamo, siete 4, 2 sono delle De Santis e le altre due? No. Del Severi, sono al Severi, sì, sì. Però di queste 4, 3 sono all'ultimo anno, che poi questa scuola della pace, Laura, lo so che tu sei modesta, non lo vuoi dire, però ti ha anche portato bene, perché sei riuscita a raggiungere l'obiettivo per cui tanto hai lavorato e per cui lasciare Salerno e andare a studiare a Milano. Sì. Sei riuscita ad entrare nella facoltà che tu desideravi, sì. Hai superato i test d'ingresso molto difficili. Lo so, ma purtroppo qui... diventerai una bocconiana, ma quando diventerai una bocconiana porterai sempre nel cuore questi bimbi. Assolutamente, anzi io la prima cosa che farò quando tornerò a Salerno è sicuramente andare a trovarli, perché non tanto magari sono importante per loro, ma veramente loro sono importanti per me. Per me sono veramente come dei fratelli più piccoli, degli amici proprio. Ragazze, è stato bellissimo ascoltarvi, adesso io vi lascio a un po' di musica e poi dopo i saluti. In my eyes, if you look in my eyes.
sempre qui in diretta su De Santis Web Radio, sempre qui con voi. Ragazze, perché non ci salutiamo? Forse è giunto per voi il momento di andare. Sì, certo, allora un saluto a tutti voi ascoltatori, mi raccomando. I bambini della scuola della pace vi reclamano. Sì, assolutamente. Tantissimo da loro. Contattateci in molti. Ragazze, come vi possono rintracciare? Come possono contattare? Allora, quindi ricordiamo che noi siamo al Liceo Classico De Santis, quindi per tutti gli alunni possono venirci a parlare in quinta B oppure in terza D, e se no potete contattarci su Facebook, quindi Laura Iannò, Federica Crispino, e oppure presentarvi direttamente anche nella libratrice, anche il mio profilo è disponibile, pure la professoressa. Potrete presentarvi direttamente il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18 alla scuola vecchia di Sant'Eustacchio. Ragazze, vi ringrazio, siete state incredibili. Grazie, grazie a voi. Veramente. Grazie davvero. Professoressa, saluto anche voi, è stato un piacere. Ringraziamo il signor Orazio, sempre a disposizione per noi, e ringraziamo soprattutto Davide che ci sta seguendo. Davide giudice di seconda. Che ci sta seguendo da casa e ci sta dando una mano. È stato un piacere stare con voi. Vi lasciamo ai saluti, alla sigla. Grazie, grazie ancora. Quando ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e vai incontro al tuo giorno. Non tornar sui tuoi soliti passi, basterebbe un istante.